ragazze cominciano a farsi sentire. 3 agosto, lunedì. Oggi andiamo a Balos. Allora, qui sulla nostra, io c'è un finestrino. Questa montagnone davanti, noi la percorriamo sul lato destro e arriviamo in fondo dove c'è un'isola che si chiama Gramvousa e una spiaggia Balos che dicono sia molto bella, tipo elafonissima. Bellissima stradina che mette a dura prova la capacità di guidare il mio maritino. Ma Balos può fare anche questo. Una bella taverna, vado di là, dove di là? Di lì. Un monumento. Non c'è qualcuno che si fermata lì dietro. E noi dobbiamo andare a infilarci tra queste due macchine, attenzione, la Citroen, qua esattamente. Qua. E qua ancora asfaltato, ancora bene. Andiamo ancora bene. Ok. E adesso comincia lo sterrato. Siamo a 21 km e 8 le 11. La strada è quella là, in pratica siamo sul fianco della montagna e questa bella strada andrà avanti per 7-8 km. Così. Sarà anche più stretta. Non dateci dei pazzi, ma se venite a Creta c'è. Vedrete che quello che c'è in fondo vale la pena, eh? Vale la pena, decisamente vale la pena. Si può andare col traghetto, ma è tutta un'altra cosa. Si è più sofferta la cosa. E se è tutta così non è mica male alla fine. Può andare in campagna. Sono degli alveari che mi sto chiedendo quando è, dove andranno a prendere queste povere api. Il polline è nettare dei fiori, visto che di nettare dei fiori qua manco l'ombra. Sta su è difficile, con le rocce qua. Possiamo passare con quella moto. Ci metterai mezz'ora per fare 11 km, forse anche di più. Sono già 11:15 e le 10:55.
tante armi che ci sono. Sì, sì. Comunque qua, certo, una certa punta della stagione. Sì, c'è un. Si fioriscono tutti questi luoghi qua. Che revisino tutte le macchine che sono azzardate a venire qua. Anche la scolliniamo, ma in fondo c'è una specie di costruzione. Non so cosa stia brucando, sembra che. C'è solo sassi. C'è solo sassi. Se riesci a trovare proprio la mitla. Per me dietro questo lì vedi l'arrivo, non, sì. Non c'è l'arrivo, perché se no siamo su troppo alti sul mare, devi scappinare un casino dopo, ci scende dopo, se ne basta scendere un poco a pagare, mi fate anche la strada, te la pago. Se mi facessero invece sarà una in greco, sì. Scritto in greco, non è ancora finita, cara, adesso c'è la discesa, quindi facciamo un po' di esperienza di discesa prima che la discesa, che va bene, non c'è ancora la fine. Tu dicevi scolliniamo, vedi, invece no, la dietro c'è ancora qualcuno nella polvere. Scoleniamo di là, perché ci vogliono 45 minuti per questi chilometri. Sì. Viaggiate lungo la strada, addirittura. Verso la. Eravamo là in fondo mezz'ora fa. Mezz'ora per fare quel pezzo qua. 9 km. Terribile. 9 km e mezz'ora. Adesso qua sono in folle. Siamo di folle, stiamo risparmiando benzina, no, ma le gomme, benzina perché non per quello, perché non più piano più però forte così. C'è una caffè taverna, guardate qua, vediamo la fine, non ancora detto con l'angolo quadro giusto, perché così almeno chi sta facendo questa benedetta strada, se fosse stata solo come quel pezzettino di dietro così, c'è tutta piena di sassi rilevati appuntiti. Cioè, facciamo proprio due o tre foto, le mettiamo dai sassi da vicino, le mettiamo sul nostro sito web, per dire fate voi, è tutto così, se lo metti su un filmatino su YouTube e dite ragazzi pensateci, allora che fa questo pezzo fine, mamma mia, ah. Però abbiamo la taverna là che ci sta aspettando. Ma per parcheggio lungo. No, taverna, era segnata taverna. Dici che siamo già arrivati. Spero, perché. Questo pezzettino è terribile. E va, poi vabbè, è terribile. Penso in salita, quello che sono arrivato prima è da su. Devo stare a distanza dalla macchina avanti, perché. Spero che siamo arrivati qua, perché comincia a stufare. Secondo me sì. Sì, ci sono un po' di macchine parcheggiate. No. Ma io sulla foto ho visto le macchine parcheggiate anche su questo pezzo di strada. Mamma mia. Ci hanno messo lì anche una barca, come ha fatto a portarla lì? Prima che sparpinata per andare giù. Siamo su abbastanza alti, eh? Ci sì. Faccio vedere quanto si muove. Il generatore. Di capre che dicono ma cosa questa, ma queste macchine qua cosa ci fanno qua tutte? Ce ne sono quanta chiudo lì.